Siamo alla Mainvention in Belfast. Qui è Joseph Hammond, che è un ragazzo autistico che insegna a sua volta in una scuola per bambini con disabilità varie, fisiche e intellettuali, diciamo così. E sta tenendo un workshop molto interessante dove fa vedere i lavori dei ragazzi della sua classe. Ecco, questo è il cartello dell'Education Zone. Ieri raccontava che c'era un bambino che gli piaceva tanto, ecco, lo sta dicendo ancora, che gli piaceva distruggere fino al terzo livello, morire e poi richiamare la sua attenzione perché era morto, chiedendogli: Joseph, che mi puoi riportare? Ecco. Ok, si suicidava di nuovo e poi richiamava nuovamente la sua attenzione. Ok, per lui era molto soddisfacente questa attività. E diciamo, lui alla fine del workshop racconta come ha poi classificato tutti questi comportamenti e come sono stati possibili evidenziarli anche in soprattutto con l'utilizzo di Minecraft. Allora, qui c'è sicuramente un po' di merchandising di vario tipo, che non sono ovviamente soltanto legati al mondo dei Minecraft. E qua c'è un po' di face painting e i bambini si divertono ad essere colorati in mille maniere. Questo è il server Quacktopia, l'abbiamo visto ieri, sicuramente era un po' più vuoto, ora è veramente preso d'assalto. E i ragazzi vengono invitati sul palco a costruire qualche cosa di interessante, un server adatto all'utilizzo per bambini, tutto in sicurezza. E ok, andiamo nella retro gaming zone, andiamo un po'. Ok, qua i ragazzi stanno giocando ai loro videogame preferiti, e anche questo è un videogioco molto molto vecchio, dei miei tempi forse, se non di più, assolutamente. Qui stanno giocando a Minecraft, sì, vediamo che quali altri videogiochi ci sono. Ok, Minecraft di nuovo, Minecraft, beh, siamo in una feria a Minecraft, è quasi naturale che ci siano solo attività con questo videogame. Qua abbiamo un ragazzo decisamente più grande della media che sta videogiocando a Mario Bros. Questo credo che sia proprio il tavolo Super Mario, perché vedo tutti videogiochi legati al grandissimo videogioco giapponese. Qua non riesco a vedere perché c'è un po' di fila. Ok, combattimento. Ok, niente di educativo dal mio punto di vista. Questi sono vecchi videogiochi, l'ho visti ieri. Questo è il vecchio Super Mario? Sì. Ok, questo è Super Mario Kart. Questa è l'evoluzione. Ok, e poi qua ci sono dei piccoli bambini che si divertono a modellare utilizzando veri mattoncini, non quelli virtuali di Minecraft. Qui è appena caduto qualche cosa e i bambini ci stanno camminando sopra.
Ok, questa poi è la zona dei buffet, non ci interessa, ritorniamo alla fiera. Qua ci sono, qua dovrebbero esserci il merchandising della My Invention stessa. Ok, ma dov'è My Invention? Ok, e poi ok, fatemi vedere, qua ho visto una cosa che mi interessa tantissimo. È una cosa che mi interessa tantissimo ed è questo scudo magico di Capitan America. Questo è il casco di Capitan America, il mio supereroe preferito. Ok, fatemi fare una ripresa dall'alto. Ok, andiamo avanti. Qua c'è un Power Ranger probabile, sta filmando autografi a tutto tondo. Qua c'è Spider-Man. Ok, dov'è che non riesco a trovare? Ok, wow, questa non so chi sia, però era vestita ieri in... Questa era, c'era anche ieri, era vestito allo stesso modo. Ok, spero di non calpestare mai, ma sembra una Joker qua. Oh, questo è quello che mi piace. Oh, wonderful, wonderful. Oh, bellissimo, questo è il mio preferito. Ok, guardate che artigli. Ok, c'è un altro cosplay here. Che dov'è? Sta scappando, che succede? Oddio, è inseguita da un bambino. Ok, qua che cosa c'è qui? No, ancora non c'è lo stato qui. Snake MC, non lo so, scusatemi, dovrei approfondire, ma non ho avuto tempo perché siamo stati presi d'assalto da genitori che erano interessati ad utilizzare Minecraft in un contesto educativo e da insegnanti. E questi, oddio, l'avevo visto ieri, che cosa facevano di specifico? Non lo so, vediamolo insieme perché... Sembra che sia una storia con personaggi Minecraft. Questa è l'area genitori con bambini e laggiù dovrebbe esserci la fila degli youtubers che, come ho detto prima, me ne hanno presentati tutti ma io non ne conoscevo neanche uno. Ho fatto una bella figura da vago. Dice, vediamo un po', scusatemi. Ok, c'è un po' di fila e ok, so soltanto che uno di quei ragazzi si chiama Big B, questo è Martin, e gli altri non me li ricordo, perché poi tra l'altro quella ragazza una è americana, quella con i capelli colorati, e quell'altra invece dovrebbe essere londinese. La ragazza americana interpreta dei personaggi dei vari videogiochi, ok? Crea delle storie con i personaggi dei vari videogiochi. Mentre la ragazza bionda lì in fondo utilizza soprattutto Minecraft. Vediamo di qua, proviamo a girare. Questo è il main stage. Ok, questi sono altri ragazzi, non so di che cosa
stanno trattando nello specifico. Ok, però ci sono un sacco di persone interessate. Ok, volevo poi passare in un'altra. Ok, laggiù non ci passerò. Laggiù ci sono i due autobus, anche questi oggi presi da saldo. Oggi è domenica, sono un sacco di persone. Adesso faccio spazio tra la gente. E volevo farvi vedere queste cose favolose. Vediamo un po' se ci riesco. Ok, io ne ho prese qualcune. Mini personaggi Lego, fantastici. Vai, va il look. Ta-da, metto a fuoco. Ok, creeper, zombie e così via. E poi guardate questi altri della serie Star Wars. Ok, questi sono dei mini Hulk colorati. E qua so, poi devo fare devo tornare perché mi interessano un paio di personaggi che voglio prendere. Abbiamo dei libri Minecraft, dei libri Minecraft, guida alla creatività in Minecraft. Non credo ci sia bisogno di un libro. E poi ho poi giocattolini Minecraft, creeper, eccolo. Ok, e poi ok, e poi ci sono questi belli, questi sì, questi me ne sono presi due, mi sono preso una bella pecorella, non me la sono presa ancora, però non ci siamo presi il porcellino, che vedo che sono finiti, quindi ho fatto bene a prenderlo ieri. E la mucca, è la mucca che pure questa vedo che è finita, e allora mi sa che poi prenderò o una pecorella o un creeper. Ah, qua devo tornare a prendere degli occhiali in stile Minecraft. E ci sono stato, ho già preso qualcosa qui. E eccoli qua, questi occhiali bellissimi. Sorry, questi occhiali bellissimi dobbiamo comprarli assolutamente, e li porterò a un paio di bambini che so che apprezzeranno tantissimo. A qualche maestra no, perché purtroppo sono un po' piccoli, sono veramente da bambini, e quindi niente, toccherà regalarlo soltanto ai bambini, basta, niente maestre. Vediamo laggiù, laggiù c'è la famiglia Iaconi che costruisce delle cose molto simpatiche in Minecraft, tipo questi. Non so se riesco a metterla a fuoco. Ok, sono riuscito. E anche cose interessanti come questi. Perfetto. Ok, questi sono alcuni dei personaggi youtuber che sono qui ospiti in questa, nella My Invention. Guardate qui, ecco, un bambino se lo sta acquistando. Okay, questi sono i tipici, diciamo, personaggi youtuber che vengono nelle My Invention, che sono ospiti di questa manifestazione che gira per l'Inghilterra e l'Irlanda. E i bambini ovviamente vogliono venire a incontrare i loro youtuber preferiti. Qua ci sono delle attività creative fisiche. Ieri ce n'era una con degli aquiloni, non la vedo più perché non la sto vedendo. Qui sto vedendo un bel omino Steve in formato Lego. Si chiama Bricks for Kids. Stanno giocando con del pongo. Ok, manualità
con Minecraft. Vediamo se riusciamo a prendere Belfast. Ok, sono basati in Belfast. E qui ci sono dei Lego messi a disposizione per i bambini. I bambini stanno giocando per costruire delle piccole realizzazioni Minecraft. Simil Minecraft. E contenta la bimba, brava. E eccoli qua gli aquiloni. Eccoli qua gli aquiloni che vengono personalizzati dai ragazzi e poi liberati qui davanti al Titanic Exhibition Center, dove i ragazzi possono appunto andare in giro con i propri aquiloni. E vediamo se ho finito tutto. Qua c'è la stazione radio che sta trasmettendo in diretta. E io penso di aver finito. La zona lì si è riempita. Ok, io me ne ritorno nella education zone e basta. Ok, speriamo di poter partecipare alla prossima occasione, che potrebbe essere anche in America, in modo tale da poter contribuire all'utilizzo di Minecraft come strumento educativo. Ok, via, vi lascio con questa ripresa di realtà immersiva dove i bambini stanno utilizzando Minecraft in un ambiente completamente immerso, quindi loro stanno interagendo e stanno posizionando i blocchi a 360 gradi. Io ho finito e ci vediamo al prossimo video. Un saluto dalla fiera My Invention. Vediamo se riesco a prendere il main stage. Ok, ciao a tutti.